Palazzo Borsari, file quasi chilometriche, è il caso di dire. Sì, è la sede del consorzio della bonifica di Burana, purtroppo appunto essendo la sede del consorzio è poco conosciuta, ma è stata un'occasione per far conoscere sia la storia del palazzo che l'attività che appunto fanno al consorzio. Particolarità di questo palazzo quali sono? E principalmente degli scaloni, appunto l'ingresso che si affaccia direttamente su quello dei giardini, e appunto è stata un'occasione anche per fare mostrare le trasformazioni che ha avuto Modena sia a livello agricolo e paesaggistico nel Novecento. Un po' complicato appunto prendere accordi per un palazzo che è un luogo di lavoro, ma è sicuramente un'organizzazione riuscita, anche perché la popolazione ha risposto molto bene, la posizione e la giornata ci hanno sicuramente aiutato. Palazzo molto importante dal punto di vista architettonico storico, perché è stato costruito verso la metà del 1800 proprio da questa famiglia ricca di Finale Emilia, la famiglia Borsari, e ha mantenuto, diciamo, nel corso del tempo alcuni caratteri che l'hanno reso caratteristico per la città, ed oggi appunto è sede del Consorzio della Bonifica di Burana.